Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Conte, Draghi, pace fatta. Allora, negli ultimi giorni, ogni giorno c'erano almeno tre stilettate da parte del professor Conte al Presidente del Consiglio, insomma non gli andava bene niente. Adesso è così, no? Mi pare. No, direi così, assolutamente no. È una sintesi giornalistica. Così. È una sintesi molto giornalistica, molto personale. Io non mi permetterei di fare delle stilettate al Presidente del Consiglio in carica. Io posso dare questioni politiche serie, su cui io mi interrogo col partito di maggioranza relativa da me guidato e mi interrogo anche, incontrato per strada tante persone, anche con la popolazione italiana. Cioè, quello che ho posto è stata una questione, anzi mi meraviglio della reazione che abbia suscitato. Chiedere che il Premier Draghi venga dopo 2 mesi e mezzo in Parlamento a confrontarsi con il Parlamento per raccontarci come sta vivendo questo momento così difficile per l'Europa, oltre che per l'Italia, con questo conflitto, con la situazione attuale, chiederci come sta seguendo l'evoluzione, quali sono gli impegni, gli sforzi, in quale direzione, come vede la prospettiva futura. Mi scusi, lei ha fatto il Presidente del Consiglio, ma non è il rituale che un Presidente del Consiglio vada in Parlamento prima di una visita di Stato? Quasi debba chiedere il permesso al Parlamento prima di andare a incontrare il Presidente degli Stati Uniti. Guardi, è forse il rituale che in una emergenza bellica così, dopo 2 mesi e mezzo, non vado in Parlamento. Cioè, ricordiamoci che... Però lei gliel'ha chiesto alla vigilia durante la pandemia, di Biden. Scusi, durante la pandemia, dottor Vespa, io ero in Parlamento ogni 10 giorni, ogni 15 giorni. Venivo sollecitato, ma non ce n'era bisogno, avvertivo io l'esigenza di confrontarmi. Ora, il tema qual è? Quindi è chiaro che... Ma io credetemi, l'ho anche dichiarato pubblicamente. Secondo me, per il Premier Draghi sarebbe stato meglio. Io non l'ho mai inteso come un suggerimento per metterlo in difficoltà. Secondo me, dopo 2 mesi e mezzo, un governo di unità nazionale con un perimetro così dilatato di maggioranza... Attenzione, vorrei aggiungere anche, non una maggioranza politica definita, un governo di unità nazionale che affronta un'emergenza bellica ha il dovere di continuare a interloquire col Parlamento per definire un indirizzo politico. Io l'ho detto, l'indirizzo politico ci serve perché al di là della postura per quanto riguarda aiuti militari, non militari, noi... Questo sostegno lo stiamo dando in quale direzione, per quale obiettivo? Dobbiamo chiarircelo. Se ce lo chiariamo al nostro interno, diamo forza al mandato del Presidente Draghi per andare nei consessi internazionali a battere i pugni sul tavolo, se necessario, in modo ancora più forte e solido. Perché c'è un paese dietro, c'è un Parlamento dietro. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.